Incubi nordici e miti mediterranei, Max Klinger e l'incisione simbolista mitteleuropea. La mostra, realizzata dalla soffitta Spazio delle Arti e il Comune di Sesto Fiorentino, propone un'indagine sull'incisione simbolista mitteleuropea attraverso le opere del più grande artista tedesco del periodo, Max Klinger. I cicli più importanti presentati sono Eva e il futuro, Un guanto, Della morte parte prima e Brahms Fantasie, oltre alle varie opere sciolte, tra cui la celebre Isola dei Morti, dal dipinto omonimo di Arnold Böcklin, nella prima tiratura di soli 30 esemplari numerati e firmati dall'artista. Accanto a lui troviamo esposte anche numerose incisioni degli artisti che sono stati maggiormente influenzati dalla sua ricerca, per un totale di oltre 300 opere. Con questa mostra si intende dare continuità all'evento artistico Alto Basso, che si svolge da 4 anni a Sesto Fiorentino e che coinvolge i 2 spazi espositivi presenti sul territorio, la soffitta Spazio delle Arti di Colonnata, nella parte alta della città, e il centro espositivo Antonio Berti, più in basso, vicino al centro storico. Da qui il nome della manifestazione Alto Basso. L'attenzione sempre più ricorrente per l'opera di Max Klinger, oggetto di un susseguirsi di studi e approfondimenti anche nel nostro paese, pone ormai le basi per analizzare quel ricco ambito di influenze che l'artista tedesco fu in grado di suscitare tra amici e artisti che trassero ispirazione e incitamento dalla sua arte e dai suoi scritti teorici intorno alla Griffelkunst, l'arte dello stilo. Diversi di questi artisti soggiornarono o addirittura vissero nel nostro paese, scegliendolo come seconda patria, ultime maglie di una lunga catena di nordici che a partire da Goethe avevano cercato nel mondo mediterraneo gli ultimi riverberi di un'Arcadia ideale. Il titolo della mostra intende evocare come nello spirito tedesco di questi artisti legati a Klinger coesistessero elementi classici e gotici, nostalgica evocazione del mito e inquietudine moderna, istintualità dionisiaca e riflessione filosofica. Tra gli incubi nordici e miti mediterranei di Max Klinger, un ruolo fondamentale è svolto dalla figura della donna. L'essere femminile è al centro della sua opera grafica, musa ispiratrice e soggetto peccaminoso, vittima del suo tempo e protagonista di tormentate storie d'amore, profonda conoscitrice dei desideri dell'uomo. Thank you.
Ci troviamo ora presso la soffitta Spazio delle Arti, dove è collocata la seconda parte della mostra. Il filo conduttore della mostra, Klinger e l'influenza del suo operato, permette di strutturare l'esposizione delle incisioni in più sezioni dedicate agli autori più significativi. Inoltre, un'intera sezione è dedicata alla produzione degli ex libris, nella quale gli artisti della Mitteleuropa eccelsero, concentrandosi soprattutto sul valore simbolico del nudo, ossia dell'act. Klinger, però, nella sua denuncia del sistema, non si limita alla semplicistica raffigurazione dei fatti, ma costruisce le situazioni e i suoi personaggi sovraccaricandoli di significati misteriosi, fino a creare un'atmosfera irreale, talvolta spettrale o grottesca, quasi caricaturale. Esplorando nuovi territori espressivi, Klinger è stato tra i primi a dare importanza al valore dei sogni, anticipando anche la riflessione freudiana, e pur rimanendo un rappresentante del suo tempo, raffigurando la società borghese tedesca dopo la proclamazione dell'impero. Il suo disegno è sempre così veritiero, analitico, preciso, eppure la realtà delle sue rappresentazioni viene trasfigurata da immagini fantasiose e fantastiche, da atmosfere da sogno. Sembra che l'operato di Klinger sia pervaso dalla convinzione che grazie all'arte si possa porre una distanza dalla realtà e sorvolare con la fantasia verso altri mondi, estranei alle abituali conoscenze, evitando così ciò che è reale e diretto. Oltre alla donna, l'altro tema portante della produzione di Klinger è sicuramente la morte. Amore e morte, dunque, sono i cardini attorno ai quali ruota l'opera grafica dell'artista. La morte irrompe casualmente nella vita umana e l'uomo non può farci niente. La sua impotenza è proporzionale all'ineluttabilità del destino. Klinger non è stato un narratore di storie, piuttosto un creatore di immagini complesse e articolate. L'elemento simbolico prevale sempre su quello narrativo. Si ha l'impressione che i significati delle sue lastre li abbia afferrati con l'intuizione artistica e non dopo averli meditati a lungo, il che chiarirebbe anche la sua difficoltà e poca voglia di spiegare il significato delle sue opere, lasciando questo compito a chi osserva. Ancora oggi, noi che contempliamo, non possiamo non ammirare, oltre alla sua straordinaria capacità tecnica, la profondità del suo pensiero visionario. Ci troviamo nello spazio espositivo Antonio Berti, collegamento importantissimo sul territorio di Sesto Fiorentino per l'evento di Max Klinger 2014-2015. Vorrei fare un intervento mirato soprattutto all'organizzazione di tale evento. Sono responsabile del gruppo La Soffitta Spazio delle Arti e in qualità di rappresentante vi vorrei parlare poco ma fondamentale della costruzione di questo evento. La costruzione di questo evento è avvenuto soprattutto ringraziando i collezionisti che in primis hanno dato la loro disponibilità dando e prestando le loro opere, ma soprattutto un grazie va ai volontari che hanno sostenuto questa cosa, in particolare a Edilio e Claudio, che sono due disoccupati del territorio.
grazie a loro, grazie alle istituzioni e tanti altri, siamo riusciti a costo zero a portare all'attenzione di livello internazionale una mostra che a dir poco era impossibile costruire. Abbiamo raccolto 320 opere e abbiamo dato la possibilità ai giovani soprattutto, perché oggi a chiusura mostra, a bilancio, dobbiamo dire che abbiamo avuto circa 5.000 persone. Queste 5.000 persone sono state giovani, anziani, collezionisti e persone provenienti da tutto il territorio nazionale e dall'estero. Cosa importantissima, la mostra è stata gratuita. Siamo riusciti a stampare un volume di 280 pagine, dando la possibilità, soprattutto, lo ripeto, ai giovani di comprare un libro a costo zero, quasi, 20 euro. Questo perché? Perché praticamente gli organizzatori hanno deciso di puntare molto sui giovani e oggi ne sono arrivati tanti. E questo per noi è stata una vittoria, come è stata una vittoria coinvolgere addirittura collezionisti da Roma, da Brescia, da fuori territorio. Questo è stato importante portare a Sesto Fiorentino, una mostra che avrà risonanza anche nei mesi successivi.